La direzione che è stata presa negli ultimi anni è quella di ostacolare in tutti i modi la possibilità della città di Como di fare famiglia, di avere dei figli e di poter gestire in modo quello che viene così incoraggiato, no? Le mamme lavoratrici, le mamme, il welfare, i servizi per i bambini. Tutto questo va contro quello che viene detto. La protesta delle mamme di piccoli alunni che frequentano gli asili nido che a breve chiuderanno arriva in comune a Como, duro scontro tra il sindaco Alessandro Rapinese e la delegazione dei genitori a Palazzo Cernezzi. Botta e risposta al vetriolo anche tra il primo cittadino e alcuni esponenti del Partito Democratico. Parlano di spettacoli incresciosi, consiglieri Dem. Un alzare tonica è sfociato in un tentativo di scontro con il Partito Democratico al solo scopo di nascondere la pochezza delle sue argomentazioni e lo zero assoluto della sua idea di città e di comune al servizio delle persone, scrivono in una nota il segretario cittadino del PD Daniele Valsecchi, i consiglieri comunali Patrizia Lissi, Stefano Fanetti, Eleonora Galli e Stefano Legnani. Trovo le frasi del sindaco di Como inammissibili, si scusi con i consiglieri di minoranza e con i genitori responsabili soltanto di aver espresso preoccupazione sulla chiusura dei nidi, dichiara il consigliere regionale del PD Angelo Orsenigo. Chiamare poveracci gli esponenti eletti del PD, mettere alla berlina un gruppo di genitori bollandoli come le mamme del PD è inaccettabile, aggiunge. Sulla questione della chiusura dei due asili nido interviene anche il gruppo Civitas. In queste ore abbiamo ricevuto segnali di frustrazione, allarme e rabbia da parte dei genitori. Siamo allarmati con loro e per loro e non siamo disposti a stare a guardare chi si sente autorizzato a demolire un bene prezioso che altrove ci invidiano, non sapendo costruire risposte ai bisogni delle persone. Sulla vicenda interviene anche Svolta Civica con il consigliere comunale Luca Vozzella. Un amministratore nel prendere le decisioni deve mettere al primo posto il bene e le esigenze della città. L'unico criterio per prendere decisioni non può essere quello economico di razionalizzazione dei costi e di risparmio di risorse, come sta facendo l'attuale sindaco. Parlano di decisione assurda riferendosi alla chiusura dei due asili nido e sindacati CGIL, CISL e UIL. L'idea di servizi di welfare alla cittadinanza di questa giunta è inesistente. Si preferisce tagliare e accorpare i macro nidi invece che ampliare i servizi di quartiere vicini alle famiglie. Il sindaco non tiene in alcuna considerazione idee contrarie alle sue come quelle delle mamme presenti al palazzo comunale, ma purtroppo evidenziamo ancora di più oggi 8 marzo, festa della donna, un atto grave di bullismo contro le stesse, dice Massimo Coppia, segretario generale UIL, Lario Brianza. Prende posizione anche il centrodestra con il partito di Fratelli d'Italia. Contrasteremo ogni singolo tentativo di aggressione da parte di Rapinese, che si comporta come se la città fosse una sua proprietà privata, afferma il presidente provinciale Stefano Molinari. Inqualificabile il comportamento del sindaco che sbeffeggia dei nostri concittadini, genitori per la maggior parte mamme, commenta Lorenzo Cantaluppi, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale. Una pagina triste per la storia della politica di Como.